Allora, ti vediamo al lavoro. Ti abbiamo acchiappato al lavoro. Al lavoro mi avete acchiappato in diretta. In diretta. Sto in facendo. Qua stiamo facendo Siamo un facendo. piccolo dessert. No, sarebbe un tiramisù ah, un, tiramisu. un tiramisu. Eh. fatto con la Nutella. È eh. un, e un -caffè. Eh. caffè, caffè, e poi facciamo con la panna mescoliamo la Nutella. Va bene, e facciamo. Sto tiramisù con, con il bicchiere. Un'interpretazione al bicchiere. Che devo dire: non è invadente la no. Nutella, che uno pensa alla Nutella e immagina invece, è molto delicata. Molto, molto delicata perché viene mescolata con la panna e eh, per cui da una. Non è fatta a caso, è il tuo tocco, esatto? Oh. E non è una cosa che è invadente. Anche perché finito di mangiare di solito siamo abituati a mangiare il tipico tiramisù che è molto sì, pesante. Sì, certo è vero, è colosso, ma si, carpona, fa si fa, si fa questo sentire. È questo no, questo è leggero e finito di mangiare fa anche bene, non, ha nessun, non crea nessun no. problema. No, perché poi noi siamo qui non a caso, al di là del buon anno iniziale <ride> che ci diamo, che vale sempre la pena. Perché stasera abbiamo una serata, una serata un po' particolare. Un po' particolare. Stasera facciamo un ragù di cinghiale con delle pappardelle di cinghiale. La polpettina, ecco, ecco, ecco. Perché dobbiamo Però, avere... Esatto. Eh. Poi eh. facciamo, prima di, prima di tutto, facciamo un dessert molto certo. leggero perché ci facciamo delle polpettine eh. di manzo Cicino. fatte con le mie manine. Eh, va bene? Le polpettine di manzo, un po' piccantine. Eh. Giusto beh. per stuzzicare l'appetito. Certo. Che, manca. E poi, che manca. <ride> <ride> e poi partiamo con tutto il resto e poi appetito, vino incluso e vino, non vabbè, cioè, mai. il vino e la birra sempre inclusa sì. perché se sì, no qua cosa facciamo? Scusate, vi immaginate che noi possiamo stare da ombretta? Sì, no, so. l'acqua c'è da ombretta no, l'acqua arriva a 5 metri e, e mezzo ce l'abbiamo vicina alla grande va bene, allora. scherzi a parte eh, quindi eh, col cinghiale che è un bel riferimento no, un bel riferimento il riferimento cinghiale con... che io lo faccio molto delicato, sì, non si certo. sentirà il gusto del sì, selvatico sì, che non, che sia, esatto, che non sia invadente, esatto. okay, sembra quasi un manzo, vorrei dire eh, quello beh. che mi dicono i clienti, perché sì, io sì, lo assaggio, non è però, ragione, però non, deve rischio, essere, non deve essere invadente. Il, sì. Invadente. Sì. il sì. rischio del pelo sta in questo, come si esatto, vuol sì. dire, esatto. sì. di essere invadente esatto, e, non sentire, esatto. e non sentire il gusto della pasta, anche il gusto della pasta perde per se stessa, per cui non abbiamo neanche il gusto della pasta. Un bel incontro, tanto perché poi sentiremo i vari protagonisti, interpreti delle materie prime esatto. ma il problema è che sei tu che cambi le materie prime le, le interpreti è eh, un rapporto essere... amoroso eh, ma per forza, se eh, uno sa sì, se, sì. se inventarsi sì. qualcosa deve essere un rapporto amoroso eh, la ragione. mattina quando si alza eh. va bene, la prima cosa che deve pensare è cosa faccio da mangiare oggi ragione, eh, perché ma, è come una volta sì. le vecchie nonne no? Eh, sì. le vecchie nonne cosa facevano? si sì. alzavano la mattina e dicevano Cosa gli faccio oggi da mangiare a questi ragazzi? Cominciavano alle 5 e mezza Pensavo... e finivano, finivano la sera sì, sì. di pensare cosa da far da mangiare. È vero, non è più come adesso, che adesso butti su la pentola e certo. la pressione certo. e va. Certo. Adesso ci vuole la cultura certo. del mangiare. Hai Bella cosa. Bisogna ritornare oh, alla cultura del mangiare. Abbiamo qualche altra cosa che vogliamo raccontare che abbiamo poi oggi, stasera? Poi abbiamo fatto una focaccia con il, il radicchio di Treviso. Ah, perfetto. E dentro la ricchietta di Vidal, dentro la focaccia, ci ho messo anche due salsicce. Vabbè. Pol, capite che una robettina è proprio quella. Cioè, è chiaro <ride> il perché di questo esatto. il bicchiere dessert finale leggero la sensazione, esatto. quello, è quello che si, si mangia no, la stazione tutto questo, il fiume si è comportato bene. Si è comportato Negli... benissimo, benissimo. benissimo, anzi, lo amo perché si è comportato bene: eh, fondamentale, fondamentale. fondamentale, non mi ha fatto più spavento, no, no caricare, non ci ha fatto più spavento. No, no, abbiamo incrociato non solo le dita anche le gambe abbiamo incorciato. Esatto. <ride> oh, tenendo e conto che qui hai fatto un fine anno speciale e particolare, eh, particolare cioè, sì. praticamente mi risultava che per servire i tavoli dovevate volare in alto in alto esatto possiamo... no li abbiamo proprio tolti i tavoli eh, eh. non li abbiamo neanche lasciati perché se no la gente non ci sta dovuto togliere i tavoli, aprire tutto e lasciare che la gente va si diverta la verità è che è un misto di luogo di cultura di emozione, di modo della terra di esprimersi e di grande eh, competenza gastronomica Beh, grande competenza diciamo ci arrangiamo sì, ne vorrei tanto so. incontrare di gente che <ride> si arrangia così è meglio arrangiarsi che perdere le... no, allora, facciamo un cin, cin. e eh, dedichiamo eh, no. un buon anno a chi ci ascolta Ascolta, e esatto cin cin. ok oh, poi da ombretta abbiamo sempre delle simpatiche occasioni perché poi questa sera in modo particolare Stiamo degustando nell'ambito delle birre eh, di riferimento dei nuovi prodotti. Dico bene, sì. però non parliamo con te, quindi tu non mi devi rispondere. Noi con te parleremo alla fine. Noi oggi abbiamo la fortuna, battuti a parte, Gianluca, <ride> che scherziamo, di avere Floriano con noi, che l'altra volta non c'era perché ha Trovato la scusa che era occupato, le sue splendide bambine, eccetera. E quant'altro, no? Battuti a parte, buon anno! Perché stiamo inaugurando l'anno. Buon anno, quindi naturalmente. Abbiamo già visto che il nostro Guglielmo lì dietro, è già con il bicchiere pronto. Qual è la particolarità? in modo speciale di questo anche perché stiamo per aggredire in maniera simpatica quelle polpette un po' speciali perché dentro hanno anche un tocco di peperoncino e tu Floriano hai scelto ho scelto una birra che è una India Pale Ale sì. di stile però in versione diciamo Uh, più, più strong più forte infatti all'approccio del profumo devo dire la verità è una birra creata durante questa stagione quindi quella invernale abbiamo alzato il grado alcolico anche rispetto già a quella strong che avevamo questa addirittura innalza il grado a 10 gradi dopo abbiamo messo 9,99 gradi tanto perché tanto. è come no. quelli quando devono vendere esatto esatto cioè 9,99 perché è una birra eh, dedicata diciamo a un cartone che si chiamava Galaxy Express certo. eh, 999 eh, il lupolo principale che abbiamo usato in questa birra è il Galaxy che è un lupolo australiano che dopo Dona Sentori usato soprattutto a freddo Dona Sentori di mandarino, mango e scorza d'agrume molto, molto potenti e molto presenti diciamo e... nell'approccio del profumo è immediato no? in questo sì. senso sì, 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 si va... Perché secondo te, in fondo, nota esatto, fanno... in fondo, con quello che mangiamo riesce ad accompagnarlo più e non a coprirlo alla fin fine. Sì, diciamo che le birre lupolate si abbinano bene, creano anche un bel contrasto e si abbinano bene eh, al, ai cibi piccanti. Certo. Quindi ho sfruttato un po' questa cosa del peperoncino che c'era dentro e comunque gli ho abbinato una birra che avesse un suo corpo, perché... È leggero fin là il piatto, cioè, diciamo, un bel piatto comunque gustoso, pieno di gusto. Quindi, siamo andati a abbinarvi una birra che abbia un grado che sorregga tutto quanto. però, comunque, un corpo secco, scorrevole, chiaro. e una lupolatura bella intensa che complementi anche il piatto. Oh, poi, come sempre, Gianlu, però, fate sempre non a caso attenzione alla parte delle etichette sotto sì. questo, non casualmente, eh, perché poi alla fin fine non lo pagate, quello delle etichette, a mo' di battuta, no sto scherzando no, 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 no. voglio dire perché fa parte del vostro gruppo. Sì, cioè. sì, sì, no, no, ci piace assolutamente, oltre alle 5 birre di linea che abbiamo noi certo. che abbiamo l'etichetta le quella con esatto, le gocce, facciamo con i colori, ci piace con le one shot, con quelle birre che certo. proponiamo, non so quelle due volte stagionali, quello che sono, proporle con... In questo caso, anche in questo caso, qua l'ha fatto una nostra amica, che è disegnatrice. Certo. Che c'è anche la firma qua eh, sì. È qua. Eh, eh, sì. È è e diciamo che questa è l'ennesima etichetta che noi proponiamo con persone. Ragazzi o ragazze i nostri amici che hanno fatto Accademia delle Belle Arti, o fanno mostre sì, o per coinvolgere sì. anche eh, vita giovani del. Sì, sì, sì. Così poi anche la, bo anche la stessa bottiglia va a finire eh, su delle mostre. Per dire, tipo la, la isola, quella del Berliner l'altra volta, ha appena fatto una mostra con Natasha, che è la sì, 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 così capito. quindi giochiamo anche sul sì, fatto giocare che... anche beh. dare riconoscimento alla creatività però sì, sì. è gente che beve birra questo però dici sì, lo... sì, le avete sì, educate cioè, no bene o male le birre nostre sono amabili tutte quante cioè bene o male dopo ognuno ha il suo gusto però diciamo che dai sì sì le bevono le bevono. Ha detto una cosa importante poi proseguiamo però una cosa importante ognuno ha il suo gusto perché la sfumatura nell'ambito delle birre è proprio questo: che la birra molto di più di quanto uno non immagini, soprattutto quando parliamo di birre artigianali di qualità di un certo livello, risponde all'andamento dei gusti delle persone, è vero, Sicuramente... è diversa rispetto ad altri prodotti alcolici. Sì, sicuramente è un criterio anche di valutazione nella creazione delle ricette questo ed è molto importante anche seguire comunque il trend sociale che, che si sposa con, con il prodotto, che è in evoluzione costante. Anche e segue diciamo, l'evoluzione le, anche stessa delle materie prime ovvero il lupolo non si ferma lì, il lupolo è sempre in evoluzione e questo è anche un esempio che va a usare dei lupoli sì. se non i più recenti, comunque dei lupoli molto recenti che sprigionano note che fino a 15 anni fa erano, sì, erano fantascienza sì, eh, era erano esatto. adesso si sta lavorando anche, non entro troppo nel dettaglio tecnico ma Punto, cioè con innesti di varie eh, piante di lupo, di varie tipologie, si, si, ottengono, si ottengono nuovi terpeni e quindi nuovi, nuovi sentori aromatici. Che sfidano sempre il birraio a creare qualcosa di nuovo. E anche diventa un divertimento. Cioè, la parte one shot esce un po'. Quella nostra, dalla concezione di fare sempre le stesse birre che noi adoriamo, certo. però che dopo un po' ci stuferebbero. Certo. essendo che noi siamo birrificio indipendente e comunque Guai a perdere ci gestiamo, ci autogestiamo, è anche divertente giocare col prodotto in modo sempre equilibrato, sempre giusto, creando qualcosa di buono, genuino. Però comunque no, non, non stufarci. Non fermarci, e, e stando sempre in evoluzione. Ecco allora, piano piano scopriremo anche il resto. O oh, voglio chiarire per chi ha sentito prima la parola Galaxy voglio dire che non c'entra niente. Non immaginate all'immaginario collettivo con il telefono per evidenti motivi, che cioè, non sono i titolari nascosti tanto per essere chiari, non mi pare il caso. Evviva! E adesso proseguiamo, devo fare prova a prova. Se no, dico dipende. La bellezza poi che voi capite subito che i borghi europei del gusto hanno festeggiato bene, battuti a parte, e che, come sempre a Lombrette con i compagni di Viaggio, di Cibo e di Beverage che abbiamo avuto, il tavolo lo dimostra che siamo stati molto bene. Però la cosa importante è anche questa. Che qui a Lombretta nel 2020 avremo un riferimento anche di iniziative culturali, letterarie, storiche e quant'altro, per cui una vera e propria associazione di riferimento, Andrea, che sarà un'occasione almeno una volta al mese di ritrovarci, stimolare e invitare gli altri. Sì, diciamo che la nostra idea, quando abbiamo aperto l'Ombretta era un'idea più che altro. Cioè, L'idea principale era un'idea sul cibo e la cultura del cibo. Sì. Chiaramente abbinato al bere, perché il bere non è solo prendere e andare a una festa e bere, è anzi esatto, quindi abbiamo dei vini chiaramente da abbinare ai piatti, però stiamo facendo tutto un lavoro con i ragazzi del Bloom Brothers per abbinare a ogni piatto delle birre in maniera tale da aumentare la cultura della birra, che è una cosa che in Italia non è così sviluppata come può essere quella del vino. Allora, al di là che poi avremo qualche dritta da Floriano non a caso in tal senso, però poi l'aspetto culturale perché in fondo eh, il fiume, tutto quello che c'è intorno, poi presto i vostri alberi eh, a riguardo ci daranno grandi segnali di natura, tutto, tutto questo anche è la cultura nel senso della, del piacere, del vissuto, della terra, di quello che vuole significare e quant'altro. Beh, sì, noi adesso chiaramente abbiamo una serie di alberi da frutta e cerchiamo di sfruttarli il più possibile. Abbiamo parlato anche per, far, per darlo per le birre. E abbiamo anche adesso intenzione di fare con la primavera, chiaramente tutta una serie di marmellate e, e, confetture. e, e confetture varie e anche alcolici, di conseguenza, quindi grappe o cose aromatizzate con la frutta del piave, eh. in maniera tale da poterla sfruttare. In tutto questo, quel guglielmo lì non rompe l'anima. No, tutt'altro. Oh, <ride> Che sarà partecipe in tal senso no sì sì no, in realtà lui eh, ci mette bene il suo in cucina non si può discutere la sua abilità okay, la allora sua... ci racconterà culturalmente l'abilità la, manuale di pensiero della cucina che è chiaramente un compito puramente suo io mi specializzo solo negli alcolici ma il cibo è tutto opera sua è andata bene a te? Eh, per... è abbastanza, ho avuto questa fortuna di avere un papà che sicuramente è molto abile a riguardo bella cosa allora voglio dire, certo seguiremo tanti percorsi perché poi ehm, le sfumature che appartengono a, a storia, cultura, letteratura, arte il posto eh, ombretta così come messa dentro anche il momento in cui si vive maggiormente Fuori, eh, lo consente in tanti modi e lo vivremo. Però, giustamente prima con Floriano, e come ci raccontava prima Andrea, anche culturalmente c'è, per esempio, il discorso di capire il senso e il significato della birra e dell'abbinamento rispetto ai piatti e io provocatoriamente aggiungo, anche perché non sia solo abbinata all'immagine giovanile in senso lato della birra artigianale, perché in fondo invece è una cosa che può coinvolgere tutti. Assolutamente, il discorso birra artigianale non deve essere assolutamente relegato a una fetta di pubblico giovane, anzi il pubblico giovane è colui che poi si approccerà. Anche per un futuro dove svilupperà, si approccerà per la prima volta, magari a questo prodotto. Poi eh, non è essenzialmente un prodotto eh, dedicato puramente ai giovani, è un prodotto a 360 gradi che è un target. Ehm, totale di, di persone più adulte, di persone meno adulte, non ha proprio una fascia d'età, ovviamente incuriosisce più il giovane in questo momento, però non, non deve prescindere anche la persona più adulta che può avvicinarsi tranquillamente a questo prodotto apprezzandone le sue varie sfumature, chiaramente... E la sua ah. capacità di abbinarci a diversi piatti. Esatto, che magari è già eh, sondata nel tempo con altri prodotti e diventa quasi anche un nuovo gioco. Per, 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 per divertirsi a modo loro, alla fine il consumo è sempre responsabile. Secondo me, si abbinato al cibo. Quindi non, non dà nessun problema, anzi, diventa un gioco divertente, eh... E anche stimolante visto, visto proprio i gusti che riescono a rientrare dentro queste nuove nuove alla birra, al mondo birra artigianale, che sicuramente a livello di spettro eh, organolettico eh, è molto, molto, molto ampia. una raggiera fortissima. Mi è piaciuto non a caso quello che ha detto Floriano: re, consumo responsabile. Che perché poi in tutto questo noi vogliamo lanciare un messaggio. Naturalmente, stimoliamo l'approccio ai piatti, alla eh, diversità delle materie prime in modo con cui sono interpretate, il bere che è fondamentale nella, ed è piacevole nei vari abbinamenti, ma il consumo deve essere responsabile, perché non è la quantità che premia il gusto e l'abbinamento, ma è la qualità e sapere in maniera anche alternata, se si esce con più amici, sotto questo profilo, di capire che è fondamentale che qualcuno si astenga a turno, dico bene Andrea, perché questo ah, è importante, perché se no altrimenti... Un, si parte da un gusto, da un piacere e poi casomai si rischia di finire. Voi su questo un minimo di attenzione, voglio dire, in fondo lo vedete anche nei clienti quando vengono da voi? Beh, sì, in generale sì. Poi c'è anche da considerare che con la birra si ha il vantaggio per l'appunto sì. che non si rischia di superare i limiti essendo gradazioni molto più, gra più basse rispetto al vino. Certo. Dopo... Questo aspetto è importante. No, no, beh, importantissimo, <ride> soprattutto visto il posto e la strada che qui dietro è molto pericolosa, direi che <ride> la gente deve stare molto attenta a, come... a quanto beve e soprattutto a come dopo si approccia alla strada. Vita. Esatto, vero, giusto, ma per carità non è una strada bellissima di grande frequentazione e passaggio, però il momento in cui non vi ricordate che dovete deviare per l'ombretta, cioè non fatevi prendere dal pathos. Eh, se dovessi prima Perché abbiamo mangiato il posto mangiato... iconico, sì, il posto iconico ah... e vale qualsiasi strada che potete fare allora, è prima questa... abbiamo assaggiato e finito con due eh, dolci notevolissimi ve l'abbiamo presentato nell'anteprima che eravamo anche in cucina con Guglielmo ecco per esempio sull'aspetto del dolce anche lì possiamo avere però delle possibilità di abbinamento birra Floriano dell'occasione è... voglio dire sì voglio dire. sì sicuramente Dicevo prima, lo spettro organolettico è talmente ampio che non, non, non ha limiti negli abbinamenti in termini assolutistici, direi, eh. col dolce di questa sera che era un waffle poi con una, sì. con una restrizione di fragola. Sì, eh, siamo andati a abbinare per dire una birra molto leggera, in realtà, quindi abbiamo, siamo partiti in realtà da grado alto per finire poi con andare a scendere anche con Credibile, il incredibile, al contrario, esatto. Eh, eppure ha funzionato nel Credibile, suo. E, e con questo dolce, comunque fruttato, con una base quasi di gelato crema in mezzo, un waffle. <ride> siamo andati a binare una Berliner Weiss, che è una birra acidula eh, con, realizzata con eh, purea di passion fruit e purea di lampone un po' di lattosio dentro, quindi quella parte un po' dolcina che si lega col dolce, l'acido che sgrassa la parte anche un po' più cremosa del, del dolce che siamo andati a bere. È stato un, anche lì un gioco divertente, un, un giocare col cibo con cognizione di causa, che è la cosa che... In una delle nostre occasioni faremo un momento di incontro culturale intorno al mondo del cioccolato che... Okay? grande mondo divino nelle sue mille interpretazioni anche salate, non solo dolci in proposito, e le studiamo, voi sapete che già il cioccolato nel mondo del vino richiede difficoltà di abbinamento e provocheremo Floriano, che so che ci risponderebbe anche adesso, ma lo facciamo invece alla prossima puntata, di che cosa si associa al cioccolato a livello birra. So che Floriano potrebbe darci 27.000 ore di lezione, ma volutamente perché così ci seguite. Un grande viva allora. Grazie.